Buoni pasto in primo piano in questa puntata. Dopo la defiscalizzazione prevista nella legge di stabilità che entrerà in vigore dal 1 luglio per quelli elettronici, la grande distribuzione e i piccoli esercenti denunciano il mercato dei buoni pasto è pieno di distorsioni che vanno corrette e i consumatori chiedono semplificazioni. Dal 1 luglio entrerà in vigore l'aumento da 5,90 euro a 7 euro del tetto esentasse per i buoni elettronici. Per ogni lavoratore beneficiario si stimano 400 euro in più l'anno per la spesa alimentare. Il mercato dei buoni pasto vale 2,7 miliardi, i buoni usati ogni anno sono 550 milioni, bassa la quota di quelli elettronici, va dall'11 al 15%, alte invece le commissioni che variano dal 6 al 15%. Per le società emettitrici l'aumento della soglia di deducibilità per i buoni pasto elettronici è un passo per l'innovazione. È un passo avanti verso l'innovazione, verso la chiarezza delle regole, verso la trasparenza e questo interessa a tutte le società emettitrici, a cominciare da quelle che io rappresento in Confindustria. Noi come settore desideravamo un innalzamento generalizzato del tetto, ma la scelta che ha fatto il governo di premiare l'elettronico probabilmente sarà stata guidata anche dalla necessità di copertura. Noi la valutiamo e la accogliamo molto positivamente perché sarà ciò che consentirà alle grandi stazioni d'appalto pubbliche e private di imbandire procedure che favoriranno la scelta dell'elettronico e quindi uno spostamento deciso del mercato che dal 15% potrà crescere fino a diventare dominante. I piccoli esercenti, ma anche la grande distribuzione, sostiene che una delle difficoltà maggiori è l'assenza di un POS unico. Da questo punto di vista è possibile, secondo lei, trovare un accordo? Senz'altro ci sono nel mercato una serie di inefficienze. Quindi relativamente al buono pasto elettronico che può essere accettato tramite una rete di POS, sono solidale con gli esercenti che ritengono auspicabile una semplificazione e quindi un'integrazione dei vari emettitori su infrastrutture condivise. Al tempo stesso bisogna garantire la libera concorrenza, le norme devono essere rispettate da tutti. Noi in Confindustria siamo molto impegnati a creare uno standard unico che ci possa consentire di andare sul mercato con una proposta che semplifica e dà più servizi. Sul piede di guerra Federdistribuzione che denuncia le distorsioni del mercato e lancia la provocazione di mettere i buoni pasto in busta paga, ma anche i pubblici esercizi dai bar ai ristoranti contestano i meccanismi di gara e soprattutto fanno notare come i costi aggiuntivi si trasferiscano a valle della filiera. Avete impugnato l'ultima gara Consip, perché? Perché riportava tutte quelle che erano le debolezze e i difetti della gara precedente che ha portato nel settore ulteriori dequalificazioni, rischi e danni a tre attori della filiera, in particolare i pubblici esercizi che noi rappresentiamo, che ovviamente si trovano svantaggiati dall'inserimento dei cosiddetti servizi aggiuntivi che da facoltativi di fatto diventano obbligatori con dei costi aggiuntivi che rendono il servizio assolutamente antieconomico. Per cui il provvedimento e la revisione del codice degli appalti deve far sì che certamente la componente economica è rilevante, ma va vista coinvolgendo e valutando quelli che sono anche tutti gli interessi delle parti interessate. L'ultima novità prevede l'aumento della soglia di deducibilità per i soli buoni elettronici. Riguardo alle famose card, qual è la vostra posizione? È un provvedimento che noi sosteniamo, che vediamo anche di grande utilità, va gestito correttamente nella direzione cioè di dare o un POS unico o un protocollo di lettura unica per evitare l'inflazione poi degli strumenti vicini alla cassa. Se la grande distribuzione e i piccoli esercenti si lamentano, le associazioni dei consumatori raccolgono le segnalazioni dei cittadini. Noi nell'immediato abbiamo ricevuto parecchie segnalazioni che lamentano la riduzione dei punti dove poter utilizzare le card elettroniche. Che cosa si dovrebbe fare secondo lei per rimediare a questa situazione? Senza dubbio, da un punto di vista proprio tecnico, sappiamo tutti che attualmente i supermercati, gli esercizi che vogliono ovviamente utilizzare e prelevare i bonus elettronici si devono dotare almeno di 4 POS e quindi la prospettiva è che ci sia un POS unico che potrebbe agevolare queste operazioni. Il firmatario dell'emendamento sui buoni pasto alla legge di stabilità difende la bontà della novità ma riconosce che sarebbero necessari ulteriori interventi.
Beh, è una novità importante perché di fatto si tratta per i lavoratori che hanno diritto al buono pasto e che potranno contrattarlo nell'ambito dei loro contratti integrativi di un potere d'acquisto aggiuntivo di 400 euro all'anno, che insomma non è poco. Naturalmente l'aumento della soglia di esenzione fiscale è costoso, quindi questo intervento ha avuto una copertura, aveva bisogno di una copertura. Passando sull'elettronico, come è noto, si riduce l'evasione IVA, perché sul cartaceo c'è una rilevante componente di evasione IVA, ma diciamo, passando sull'elettronico, riducendosi l'evasione IVA, si può anche accettare di coprire un costo fiscale aggiuntivo perché c'è il beneficio della riduzione dell'evasione IVA. Grande distribuzione, piccoli esercenti denunciano alcune distorsioni del mercato e dicono così non riusciamo ad andare avanti. È possibile secondo lei che politica, Parlamento e Governo rimettano mano alla questione e come? Beh, mi pare che a questo punto la discussione si verta su due punti, cioè come fare le gare, la modalità concreta, e poi secondo punto come realizzare una piattaforma tecnologica unica, un POS unico, per l'utilizzo delle carte elettroniche. Mi pare di capire che su tutti e due questi punti ci sia un lavoro avanzato, è in preparazione un nuovo seminario tipo quello di settembre dell'anno scorso da cui partì il mio emendamento, e anche so che ci sono diciamo, delle trattative in corso fra le aziende distributrici appunto per arrivare a un POS unico, e quindi credo che lavorando bene potremo tagliare il traguardo del 1° luglio e dare ai lavoratori italiani che hanno il buono pasto questo aumento di fatto di reddito disponibile.